Quindi passiamo all'oggetto numero 8, sentenza del Consiglio di Stato sulle unità di degenza infermieristica UDI, intendimenti della Giunta regionale, sono diversi gli interroganti, Meloni, Bori, Porzi, Bettarelli e Paparelli. Chi illustra? Consigliere Meloni, prego. Grazie Presidente, ma questa interrogazione la riteniamo molto importante e, come sappiamo tutti, dal 2015 esiste per fortuna in Umbria l'unità di degenza infermieristica che si occupa prevalentemente della gestione nella fase post-acuta di molti pazienti, in particolare di quelli che provengono da altre unità operative a carattere prevalentemente internistico, che hanno terminato l'inquadramento diagnostico, ma che hanno comunque un piano terapeutico definito e condizioni solitamente cliniche stabili. Ora, c'è stata una sentenza del TAR del 21 giugno con la quale il Consiglio di Stato ha di fatto un po' ribaltato i parametri, bocciando, per come sono strutturate le unità di degenza infermieristica, asserendo che insieme, diciamo, all'infermiere ci sia la necessità di un coordinamento da parte di un medico. Ora, noi sappiamo bene, per chi conosce questa unità, quanto sia strategica all'interno del nostro ospedale e quanto sia stata molto utile, anche importante e di supporto anche durante la pandemia, nella presa in carico di molti pazienti con malattie infettive che non necessariamente avevano bisogno di un isolamento aereo nel periodo di pandemia. Ora, sappiamo bene, perché ne abbiamo più volte discusso in aula, di quanto sia importante la gestione delle malattie degenerative, di quanto necessitino di un'assistenza continuativa e di come l'UDI abbia contribuito in questi anni anche ad evitare l'aggiunta di posti letto negli altri reparti. Ora, abbiamo visto come anche nella redazione del piano regionale della cronicità la Regione Umbria ha recepito il piano nazionale che prevedeva appunto anche le unità di degenza infermieristica. Ora, la nostra preoccupazione qual è in questo momento? Subito dopo la sentenza del TAR non abbiamo sentito, recepito né ascoltato e letto quali sono gli intendimenti della Giunta in merito a questa sentenza, e soprattutto la nostra preoccupazione riguarda non solo le persone che all'interno della struttura lavorano e che hanno garantito in questi anni competenza, professionalità e continuità assistenziale, ma anche un mantenimento di quelle che sono le competenze e il lavoro di squadra che è stato faticosamente costruito in questi anni e che noi sappiamo quanto sia importante per la tutela, per la cura dei pazienti, soprattutto in un momento di grande fragilità come questo. Quindi quello che noi vogliamo è non disperdere le risorse che si sono formate in questi anni, quello che chiediamo quindi è la massima attenzione, ma soprattutto una risposta chiara su come si vuole organizzare il lavoro per il futuro e soprattutto se viene, diciamo, messa a terra questa sentenza, chi si occuperà e come di quelli che sono i pazienti che in questi anni e anche in questi giorni e sempre sono stati seguiti dalla unità di degenza infermieristica, considerando anche l'elevata professionalità degli operatori che all'interno di questa unità lavorano. Perciò noi interroghiamo la Giunta per capire anche in quello che è il nuovo contesto sociosanitario basato sull'intensità della cura, sui servizi territoriali, perché molto spesso se questi pazienti non sono presi in carico dall'unità di degenza infermieristica dovranno necessariamente essere supportati e salvaguardati dai servizi territoriali che in questo momento, come sappiamo, sono carenti, sono sotto pressione e sono affaticati anche dal lungo percorso del Covid, e soprattutto perché vorremmo che fosse tenuto in considerazione anche la grande assistenza qualificata che risponde sempre ai bisogni più complessi dei cittadini, e quindi ci aspettiamo una risposta, soprattutto in un momento così delicato, su quali strumenti si intendono utilizzare per prendersi cura anche dei pazienti che verranno dimessi e anche del personale qualificato che in questi anni ha prestato servizio presso la struttura di unità di degenza infermieristica. Grazie.
Grazie consigliere. Assessore? Eccomi. A lei la risposta, grazie. Grazie Presidente. Allo stato attuale l'unità di degenza infermieristica con il codice 60 di lungo degenza con 12 posti letto presente nella programmazione della DGR 212 del 2016 redatta ai sensi del DM70 e come tale deve essere inquadrata nell'ambito dell'offerta dei posti letto ospedalieri. La sentenza del Consiglio di Stato è in relazione al modello organizzativo, ritenuto il modello a gestione infermieristica non conforme alla normativa. La struttura in attesa della riconfigurazione della rete ospedaliera e dell'offerta di posti letto negli ospedali, come previsto dal nuovo piano sanitario regionale, resta operativa come codice 60 con 12 posti letto per la gestione delle stesse casistiche che ha finora gestito con variazione del modello organizzativo. Al momento è stato reinserito un medico referente dell'attività clinica pur mantenendo i livelli e l'intensità assistenziale attualmente garantita. La Regione dell'Umbria, con il nuovo piano sanitario regionale in aderenza a quanto stabilito dal piano nazionale di resilienza e all'applicazione del DM77 del 2002, ha previsto la strutturazione di 13 ospedali di comunità. Come previsto dal DM77, l'ospedale di comunità è la struttura sanitaria di ricovero che afferisce alla rete di offerta dell'assistenza territoriale e svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ricoveri ospedalieri inappropriati o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei al prevalere dei fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale o dell'autonomia e più prossimi al domicilio. In attesa della strutturazione degli ospedali di comunità sono attive sul territorio RSA che svolgono comunque una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero e che hanno la finalità di presa in carico dei pazienti post-acuti per evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette per la stabilizzazione clinica prima del rientro a domicilio. È chiaro che da parte nostra c'è l'intenzione di ripristinare questo tipo di servizio, questo tipo di degenza, riallineandolo a quelli che sono i dettati del DM77 e del DM70, quindi con la presenza di un medico che garantisce quelle che sono le prestazioni per quanto riguarda l'ospedale di comunità, ma anche l'unità di degenza infermieristica. Non abbiamo nessuna intenzione di disperdere le conoscenze, le professionalità che sino ad oggi hanno servito all'interno dell'azienda ospedaliera di Perugia questo reparto, che è strategico per quanto ci riguarda, in quanto quello che è l'invecchiamento, quello che è l'aspettativa di vita che va sempre più lontano fortunatamente, rende necessaria appunto la presenza di questo personale che possa erogare prestazioni a media bassa intensità di cura, che sono quelle che servono ai nostri anziani quando non sono più stabili. È chiaro che prestazioni del genere dovremmo, oltre che negli ospedali, diffondere anche sul territorio, e questo è già previsto oltre che dal PNRR e anche dal nostro piano regionale sanitario attraverso gli ospedali di comunità, che renderanno questo servizio più vicino possibile a quella che è la residenza degli anziani e daranno garanzie di un'assistenza sanitaria all'altezza e che possa erogare prestazioni più possibile soddisfacenti per il territorio e per i pazienti anziani. Grazie. Grazie assessore. Consigliere Bori per la replica. Ma allora, noi abbiamo posto la domanda che al momento rimane senza risposta. Ora, al di là che io capisco l'utilità dei consigli online, se c'è qualcuno che sta meno bene e ha bisogno di collegarsi online o se c'è un impegno. Altre cose, insomma, secondo me sarebbero da evitare, tipo i collegamenti in macchina. Ora, tornando alla domanda che esige una risposta. L'unità di degenza infermieristica è una realtà ospedaliera
che è stata molto innovativa ed è stata fonte anche di ricerche e di valutazioni. Ci sono tesi di laurea, articoli pubblicati sulla funzionalità dell'unità di degenza infermieristica. Cosa permette? Che dopo un acuto, dopo una patologia acuta di qualunque natura, il paziente possa trovare prima del rientro a domicilio o prima dello spostamento in residenze protette o RSA, possa trovare un luogo di cura a bassa intensità da cui poi essere dimesso con le dimissioni protette. Quindi questo è l'obiettivo dell'unità di degenza infermieristica su cui siamo tutti d'accordo. Il tema è che, purtroppo, viste anche le sentenze, questa è una realtà che è a rischio. Io oggi non ho sentito quali sono le, al di là degli intendimenti, quali sono poi le volontà operative per garantire il fatto che questo servizio non venga smantellato. La qualità di cura e gli esiti positivi dimostrano che è necessario, anzi che sarebbe da imitare in altre aziende ospedaliere o in altre strutture ospedaliere territoriali, perché garantiscono al paziente, alla sua famiglia o anche al paziente che è senza una famiglia la possibilità di avere una cura efficace. Ecco, questa è la domanda a cui oggi purtroppo, al di là del titolo, rimaniamo senza risposta.